E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Quando sei di Conte. Il nuovo commissario straordinario, il sindaco di Genova, Marco Bucci. Confusione. Allora. Funziona perché funzionano i centri per l'impiego. Non siamo in Germania dove c'è un numero di dipendenti altissimo. I rischi sono altissimi, io sono d'accordo. I rischi sono altissimi e lui se ne esce con la battuta giustizialista. Vediamo cosa ne pensa di questo Diego Fusaro, perché sapete che è un filosofo, sapete che usa un lessico molto particolare, ormai alcune parole le ho cominciate a capire, ma insomma alcune ancora ci faccio, devo fare esercizio, però va bene. Però io temo che su questa cosa lei sia in disaccordo con entrambi, no? Perché penso che il reddito di cittadinanza non la dispiace affatto. Sì, è stato detto, è una manovra che piace al popolo, effettivamente credo che sia proprio così, e a chi dovrebbe piacere d'altro canto se non al popolo italiano? I politici dovrebbero curarsi di questo, di curare gli interessi nazionali del popolo italiano. Il reddito di cittadinanza io sono convinto che funzioni come soluzione pro tempore, in attesa di insistere sul tema fondamentale che è quello del lavoro, evidentemente non si può campare. Cioè, però le due obiezioni che ha fatto la De Girolamo sono molto reali, da una parte le Nel mio sud vorrei che la dignità passasse per il lavoro, certamente, non per l'assistenzialismo. Infatti io ho detto come soluzione pro tempore, in attesa di insistere sul tema del lavoro. Vedete, tutto dipende dalla concezione di Stato che noi abbiamo. Se concepiamo lo Stato come una società di competitori, è evidente che chi non ce la fa può anche morire per inedia. Ma se noi concepiamo lo Stato come una famiglia universale, come uno Stato etico in cui ogni cittadino è membro con piena dignità, è inaccettabile che questo avvenga. Occorre riconoscere piena dignità del cittadino e quindi evitare le scene sempre più tipiche della società opulenta, di gente che muore di fame ai bordi delle strade. Io credo che sia inammissibile in uno Stato degno di questo nome. Allora, il reddito di cittadinanza è una soluzione perfettibile, forse, pro tempore, ripeto. Ma ci prova, ma dice nel lei. Frattempo bisogna dare Scusate, ossigeno. Scusate, prima di presentarvi gli altri ospiti, che è arrivato. Col reddito di cittadinanza una famiglia con figli può ricevere 1.400 euro al mese, soldi che fanno gola anche a chi lavora in nero. Questo è il Sud dell'Italia, Antonio Condorelli è un bravissimo giornalista ma non è uno 007, quindi quello che voglio dirvi è che questa roba è sotto gli occhi di tutti, cioè dobbiamo farci conti con questa Italia. Fusaro? Sì, certamente, quello è uno dei problemi fondamentali dell'Italia, non è il solo, consideriamo che la tassazione fa parte di ogni paese civile ed è fondamentale, il problema è che allo stato dell'arte la tassazione è alquanto iniqua in Italia, nella misura in cui grava principalmente sulle classi lavoratrici. Quelli del pubblico impiego si vedono già lo stipendio decurtato in automatico della tassazione. Sui piccoli imprenditori di provincia, i bottegai, i borghesi, laddove invece la grande classe dominante, quella dei signori della finanza, diciamolo apertamente e senza ambagi, è quella che non paga tassazione, senza ambagi, senza esitazione, senza perifrasi. Lo sapevi tu, ambagi? Fa il giornalista. Abbastanza italiano, tutto sommato. Scusate se parlo italiano, ecco. No, al di là di questa battuta. C'è una classe che non paga le tasse, che è quella dei signori della finanza, gli speculatori finanziari, che pagano quando va bene il 5%, ma che poi vivono di offshore e di paradisi fiscali. Quella è la classe che deve essere massacrata di tassazioni, di modo da dare ossigeno all'imprenditoria nazionale e alla classe lavoratrice. Bisogna benissimo fare la tassa piatta, il reddito di cittadinanza per far ripartire l'economia locale, a patto però che si recuperino i soldi ipertassando la classe finanziaria, perché altrimenti la tassa piatta e il reddito di cittadinanza così come sono rischiano di diventare il primo passo verso la privatizzazione di tutto in assenza della tassazione. Allora, ci sono forme di elusione che sono consentite dall'Europa e dai paradisi fiscali che ci sono in Europa, quindi diventa un tema molto più grande. Quando lei ha fatto vedere quel servizio...